Benvenuta innanzitutto, io sono felicissima che tu sia qua. Grazie, anch'io. E soprattutto curiosissima di scoprire qualcosa in più, no? Curatrice, critica, scrittrice, giornalista anche. Giornalista, sì. Quindi sì. Fantastico. Restauratrice, questa è la cosa che mi affascina sì, di più, no? Sì, sì. Gallerista? No, gallerista modo. No. E no, come lo definiamo? Ho uno spazio no profit che okay. curo, per cui rientra... Spazio espositivo? Spazio espositivo, okay. Diciamo, sì. Poi adesso ci mi racconti qualcosina. Sì. Come è nato tutto? È nato tutto da Follonica, io vengo da un piccolo paesino della Toscana, avevo ambizioni da restauratrice sin da bambina, mi ero affascinata, una volta mi portarono i miei genitori ad Assisi e mi affascinai sui restauri di questa cappella con gli affreschi, vedevo tutte queste persone intente a restaurare, rimasi folgorata, da lì un percorso di studi che mi ha avvicinato all'arte contemporanea e all'arte in generale, e la voglia di intraprendere questo percorso, prima a Firenze, infatti avevo iniziato la preparazione agli esami per l'opificio delle pietre dure, poi sì, scuola, di restauratrice più importanti. Poi avevo scoperto anche l'arte contemporanea perché attraverso i miei genitori mi hanno sempre stimolata in tal senso, perché mi hanno sempre portata ai musei, gallerie e quant'altro, nonostante non siano né collezionisti né fruitori, ecco. Tu pensa che su questo io sono andato con mio babbo, avevo 14 anni, 13 per la precisione, e decisi, no, io voglio fare l'opificio, perché mio padre fu chiamato per una consulenza e quindi andammo dentro questa società, innamorato di questi laboratori, sì, le luci. Sì, affascinante. È veramente bello, guarda come ciclica la vita, c'era sì. mio padre, c'era l'opificio. E... Sì, sì. Ma affascinante, un grande fascino, e poi l'ho sviluppato però a Milano, perché nel 98 mi sono trasferita. C'era questo corso dell'Accademia di Restauro di Arte Contemporanea, che si concentrava nel restauro di arte contemporanea, un corso molto bello, che durava 5 anni più un anno di laboratori e quant'altro, per cui ho fatto questo corso, era numero chiuso, ho fatto il test d'ingresso, ero riuscita a entrare fra i 28 che potevano accedere a questo corso, e mi sono laureata subito, a 23 anni sono uscita fuori dall'Accademia, avevo trovato subito lavoro anche in uno studio di restauro molto importante. Dopo 4-5 mesi mi stava stretto, nel senso ho cominciato a... C'è qualcosa che non mi torna. A dire, ma voglio essere vicina all'arte in questa maniera un po' rutinaria, in questa maniera metodica, no? Bello, allora, il restauro dell'arte contemporanea è molto bello perché sei un po' come un'alchimista, perché ti trovi sempre ad avere a che fare con delle problematiche, dei materiali e dei modus operandi degli artisti che non sono convenzionali, per cui... Credo che sia bello questo background, cioè anche sì, per quello sì. che fai oggi non sono tante le persone che fanno quel salto lì, no? Ma hai un grande rispetto secondo me anche per l'artista e riconosci anche il talento, quello vero, perché diciamoci la verità, è vero che tutto il mondo dell'arte attraverso un po' le nuove generazioni, no? Si è spostato verso dinamiche di concetto molto più legati a una risoluzione più intellettuale che estetica, però insomma è bello vedere, però è bello vedere anche la tecnica, esatto, no? È bello vedere il bello, per cui ci sono anche gli artisti anche che fanno delle cose, delle installazioni che magari non hanno un impatto estetico tradizionale, però vedere che c'è una professionalità, che c'è una ricerca di materiali, che c'è anche un'attenzione a come si presenta il lavoro, come si impacchetta, quello è sempre gradevole. E ti è rimasto l'occhio clinico? Mi è rimasto, mi è rimasto. Cioè, quando mi è rimasto, fai un'analisi? Mi è rimasto poi più che altro quando fai il restauro devi essere molto bravo a dipingere, a riconoscere il colore, a scolpire, insomma, per cui capisci quando ci sono delle cose farlocche, delle imprecisioni, delle pantomime invece di cose concrete. Delle furbizie a volte. Eh sì, no? Sì, sì, le riconosci. Non deve essere facile lavorare con un artista emergente con te, no? Dice, guarda che qua ti frego. Però è facile perché io sono una persona anche molto onesta, nel senso prendo lavoro con serietà e ascolto tutti, godo della trasversalità sia culturale che nel mondo dell'arte. E questa trasversalità secondo te chi coinvolge o chi dovrebbe coinvolgere? Questa è una tematica importante, ma no? Dovrebbe coinvolgere tutti, nel senso perché la cultura secondo me se non la si intraprende in maniera trasversale dall'alto al basso, da destra a sinistra, se ne gode solamente una parte, si ha una visione molto fuorviante, molto ristretta, e per una persona che dovrebbe fare un lavoro come il nostro avere una visione ristretta è la fine, cioè parti subito da una percezione estremamente fallace del tutto. Per cui chi ne dovrebbe godere? Noi dovremmo godere tutti, ovviamente, però il problema della trasversalità è che ti mette anche in confronto con dei linguaggi che magari non capisci, o dei linguaggi che se tu non hai gli strumenti per capirci, per capirli, e questo ti viene dalla cultura, dallo studio, dall'interesse, dalla curiosità, ovviamente possono in qualche modo instradarti anche su pensieri che non sono proprio, diciamo, allineati puntuali, o cordiali. Esatto, esatto. E qua entra anche il lavoro,
da curatrice anche in qualche modo, no? Sì, sì, questo sì, è sì, sì. Ma perché un gran impegno, no? Nei confronti dell'artista in primis, sì, secondo me, perché sì, è il primo interlocutore in cui... Sì. Qual è il tuo approccio con gli artisti? Che cosa, innanzitutto la selezione, no? Con chi decidi di collaborare, cosa guardi? Allora, io è da 20 anni che faccio questo lavoro, bene o male, perché la prima mostra che ho curato è stata nel 2003. Per cui quasi 20 anni. Adesso ho affinato un occhio, diciamo, sono diventata abile e questo non è positivo. Perché cinica? No, cinica, abile. Cioè mi faccio meno stupire e secondo me quando perdi un po' quel gusto dello stupore un po' arido diventa il discorso. Però cerco sempre di essere aperta anche all'emozionalità, a certe cose che possono sempre capitare. Ovviamente oggi come oggi la figura dell'artista è molto cambiata, non è solamente l'artista da bottega che fa le cose belle e le persone ne godono, ma è un artista che si mette in un tessuto sociale, culturale, sistemico, che deve render conto anche di altre dinamiche, come le scuole che ha frequentato, il curriculum, che gallerie hanno attenzionato il lavoro, oppure gli spazi no profit, il percorso. Le validazioni, questo, se vogliamo, sue. Ma non sono, allora, validazioni fino a un certo punto, perché a volte sono validazioni, però possono essere anche delle validazioni un po' pericolose per gli artisti, specialmente giovani. Racconta, perché quando... questo, secondo te, cos'è una validazione per te e quale è utile e quale non? Allora, è utile sempre, qualsiasi validazione è utile, solamente bisogna capire, avere anche il carattere, l'intelligenza di capire che questa cosa non è una certezza e che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, sempre, anche quando sei un artista mid career, anche quando hai fatto delle cose molto importanti. Certi artisti, specialmente giovani, molto giovani, delle volte le trovi che hanno ottenuto 2 o 3 riscontri importantini e già pensano di avere un po' tutto in mano, di poter gestire la cosa anche con un curatore, con lo spazio, di essere dall'altra parte, insomma. Sì, no? Di essere dall'altra parte, ma più che altro di non ascoltare. Cioè, voglio dire, è molto importante sempre ascoltare, qualsiasi cosa si venga ascoltata. Poi si fanno i ragionamenti, si fanno le proprie considerazioni su quello che viene, no, assorbito. Però ascoltare, sempre capire, no, chi sia davanti, non partire prevenuti, è sempre una cosa, secondo me, un punto di vista... Gradito e necessario. Gradito e necessario per crescere, perché non si sa mai, non mai sottovalutare. No, ma anche perché io credo che ci sia sempre un problema di valutazione. O meglio, uno si sente arrivato, ma rispetto a quale scala? Locale, regionale, nazionale, mondiale? E allora lì dici, ok? È tutto... Che gioco stai giocando, però no? Il problema è che tutto è anche molto ingrandito, diciamo, dai social, da Instagram, da certe figure che vengono pompate anche attraverso i canali... Cosa sta sociali. Succedendo sui social e l'arte, secondo te? Il tuo giovedì è seguitissimo. Il mio giovedì è seguitissimo. Non si sa come mai, perché io faccio questi giovedì. È iniziato e sta proseguendo come una sciocchezza, uno scherzo. Nel senso, io penso delle cose che tutti sono davanti agli occhi di tutti. Non è che io dico delle cose straordinarie. No, ci metti la faccia, quindi nel momento ci metto la faccia, nel senso, sono solamente, tra virgolette, coraggiosa, perché mi prendo la responsabilità di dirle, ma cose che pensiamo tutti, non è che dico delle cose straordinarie, lo dico in maniera ironica, perché un po' per il mio retaggio culturale sono toscana, sono maremmana, per cui non potrei parlare se non attraverso lo scherzo, e poi perché proprio fa parte della mia persona, io non riesco, se non sposo la leggerezza giornalmente non riesco a vivere, cioè non riesco... Allora. Sì, da poco ne hai fatto uno fantastico proprio sui curatori, no? Ah, sui curatori, benissimo, sì. In cui eri, in reggiseno e parlavi però delle... No, ero con una... Sì, esatto, ero con un baby doll e io non sono fornita di grandi attributi. Okay. E quindi ho associato la mia fisicità all'infarcimento, no, di contenuti un po' faceti che i curatori e i critici come me mettono nei testi, un po' per allungare un brodo, un po' per rendersi intelligenti, un po' per far vedere che hanno studiato. Secondo me è una cosa, è tutto molto... L'utilizzo di parole mirabolanti, sì, spazzose, lucubrazioni mentali. È come una donna che si trucca molto, nel senso... La mattina arriva prima o poi. Bravo, esatto. O la notte, vediamo. Esatto, lì sono casini. E io guarda, su questo sfondi proprio la prima cosa che ti sa il telefono, e ti guarda, io ho ricondiviso la stories perché era sacrosante vera, e dissi, ho detto, guarda,
per me è bellissimo, ma non tanto per quello. Oggi lo dico sempre, l'ho detto tante volte, assistiamo a un momento storico in cui vediamo il nome più grande del curatore rispetto a quello dell'artista. C'è sì. qualcosa che non funziona. Cioè, ma c'è qualcosa che non funziona, ma qualcosa che non funziona a livello sistematico. Ah, non sì? è né colpa del curatore né colpa dell'artista. No. È tutto un sistema che è talmente imploso perché si riferisce a delle modalità, secondo me, un po' vetuste, un po' antiche, antiquate. Però con dei canali e un approccio che va a una velocità veloce, differente, moderno, certo. per cui si crea questa frizione, questa discrepanza e la gente non sa più. Lungi da me l'idea di sminuire la figura del curatore che è cruciale al sistema dell'arte, perché è quella chiave di lettura tra l'interpretazione, il pubblico e la crescita dell'artista per giunta, perché poi c'è confronto, no? Sì, quindi sì, lungi da me questo, però è, secondo me, anche giusto non utilizzare palchi altrui in maniera diretta, a volte, come capita. Ma questo fa anche parte del gioco, nel senso per far risaltare quei pochi artisti e quelle poche gallerie che supportano quei pochi artisti bravi, bisogna nutrire tutto un tessuto di avanotti, come dice Elio. Fantastico. Di avanotti. Grande citazione. Grande citazione, scusate per le citazioni, sono top. Ah, milanese poi Elio. Cordialmente, esatto, mi ricordo cordialmente, esatto. Era il suo pulpito su Radio DJ. E quindi, insomma, tutto un tessuto di emanoti, di pesci piccoli, che ovviamente se non ci metti il nome del curatore e il nome dell'artista risulta poco. Alcune volte un traino, a volte sì, può essere un limite, un condizione a sé stante, sì, no? Sì, sì, assolutamente. Però secondo me bisogna... Però dipende anche dal curatore. Cioè, il curatore bravo dovrebbe in qualche modo essere più che altro un direttore d'orchestra, non tanto uno che si mette in prima linea. In prima linea si metteva aveva un senso fino agli anni 60-70, in cui c'erano dei gruppi di artisti che sposavano ancora una sorta di conduzione bohemienne della vita, e quindi era necessario. Era un po' necessario, anche se poi questa cosa è stata completamente ribaltata, soppiantata, per cui. No, oggi ne rimane soltanto lo strascico che rovina una serie di artisti che pensano che ancora l'artista sia bello e dannato. Ma oggi purtroppo si è rovinata la figura dell'intellettuale, che non è più colui che in qualche modo determina un linguaggio nuovo, ma è colui che prende a pizziche a bocconi, le cose un po' qua, un po' là, le mette, le raffazzona e fa proselitismo. L'intellettuale non dovrebbe essere questo. E questo faccia sostanza, però, perché poi in realtà questa è la sostanza. Certo, perché si creavano dei linguaggi, cioè si creavano dei movimenti, o perlomeno si creavano delle domande a cui le persone dovevano o applicarsi per dare delle risposte, o perlomeno applicarsi a pensarci. Poi magari non c'erano delle risposte, però l'applicazione a un pensiero, già quello era un'apertura. Si pone una cosa domanda, che non succede adesso. Adesso in qualche modo si introita tutto con un imbuto. Non c'è. Il problema è che l'imbuto poi porta un collo di bottiglia. Esatto, no? Si affastella adesso, cioè si mette le cose una sopra l'altra, non si interiorizza, non si introita, non si riesce ad andare a fondo, ma perché non c'è il tempo? Secondo me questa deriva da una dinamica sociale, psicologica, nel senso che sono stati disumanizzati i tempi, per cui si fanno talmente tante cose e non c'è più nemmeno il tempo della noia. È vero. È stato abbattuto totalmente. È e la noia, secondo me, è alla base, esatto, è alla base della riflessione, alla base della creatività. Anche. Però sai, io sono anche d'accordo, però, nel dire che se è cambiato il sistema ed è tutto più veloce, messaggi, social, tutto quello che vogliamo, vuol dire che anche chi scriveva e chi comunica deve fare cultura e comunicare in modo diverso. Ora, sì, dove sì. sarà l'equilibrio? Sì. Okay? Perché se ti adegui? Però è difficile comunicare una cosa in un minuto. Cioè io che faccio i giovedì della Valacchia, che sono dei clippini stupidi, già la stupidata in un minuto, condensare in un minuto è difficilissimo. Figuriamoci una cosa seria. O hai un dono della sintesi, però il dono della sintesi devi essere uno pseudogenio. E sinceramente io faccio arte con che se risponde in un minuto a una domanda per rispondere a più persone che me la scrivono. Però è difficile, è una follia. Esatto, una follia. E non ho nemmeno la presunzione di essere né in un video da un minuto, né da 5, né da 10, né mezz'ora di quello che faremo noi, di rispondere a tutti i quesiti, rispondere no? a tutti, sì. Quello che io cerco di fare è raccontare un punto esatto. di vista più chiaro possibile, con parole più semplici. Esatto, questo sì, è... sì, questo sì. Ma questo, il fatto di spalmare la comunicazione, di renderla anche fruibile, di renderla anche godibile, sì. ma con il senso positivo del termine, sì, non di infinocchiare in qualche modo, cioè questo è solamente un atteggiamento, un approccio secondo me intelligente. Come? Cioè quello che stiamo facendo adesso è per me un'opportunità bellissima, perché c'è l'opportunità innanzitutto... Perché stai con la Valacchia un'ora.
E questa è la cosa più bella del mondo. Io tutto questo l'ho organizzato solo per solo avere... Solo per stare con la baracchina. Ti guardo, proprio ti guardo dritto, lo dico chiaramente. Tutto questo per avere la, no, scusa, la più bella curatrice qua. Bravo, okay. Scusate le battute. No, no, assolutamente sì, comunque. Perché anche per, umanamente per me è bellissimo stare vicino a baracchi. Ma no, è un momento di crescita, di no, confronto. Certo, no, no, ma e questo è un momento dialogo, di essere lungo. Sì, sì, quindi dialoghi... vado contro alla lunghezza. Dicevo esatto. Che deve essere un minuto, questo te lo vuoi godere. Questo, esatto. Non lo vuoi guardare, vai avanti. Andare, vai avanti. Esatto, esatto. Però non esatto. È un contenuto che nasce per essere... gustato tagliato. In una story sì, da un sì, minuto sì ma perché sì perché sì, ha un valore no, per certo. Me ha il valore di poter conoscere certo. Un punto di vista un po' come diverso. L'arca russa di Sokurov che è stato fatto solamente su un unico piano sequenza siamo passati da Elio a Sokurov così wow, palleggiando ciao palleggiando. Okay, vediamo la prossima occhio che stai salendo tanto no si può solamente scendere ok dopo di questo mentre in questo sistema come supporti e come scegli gli artisti con cui collaborare no? Ne parlavamo prima questo sì. Per me è un aspetto interessante perché tutti vogliono un curatore. Serve sempre un curatore? Sì, allora, e poi dopo tu il tuo approccio. Serve un curatore per istradare, sì, serve un curatore perché è una figura professionale che sa delle cose, dell'ambiente, del sistema che un artista soprattutto all'inizio non sa. E anche artisti di mid career fanno fatica a registrare le cose che succedono nell'oggi dal punto di vista degli assetti. Loro semplici. Soprattutto sono messi peggio che le riviste hanno più da perdere sì, o esatto, fanno il salto. Per cui conta il curatore in questa figura qua, nel direzionare da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista pratico il lavoro dell'artista. Conta. Poi ci sono anche delle figure, fortunatamente delle figure anche artistiche che suppliscono al ruolo del curatore. Necessità virtù o competenze sporadiche? Cioè, ma secondo me è una cosa, io non ci trovo nulla di male, nel senso secondo me se un artista ha la capacità e la sensibilità di parlare anche attraverso il lavoro degli altri e di mostrarlo, secondo me è anche una visione altra che si può avere dell'opera d'arte che sicuramente non sarà una restrizione della dinamica che ti dà un curatore tout court, cioè qualcosa di diverso che può essere apprezzata o meno, però è qualcosa di diverso e quindi il fatto di avere un'altra anche possibilità di capire il lavoro di altri attraverso la visione anche di chi è all'interno, questo è positivo. Infatti io ho basato anche la mia rivista online Pain Diary. Parliamo su questo, anche di lei, cioè... su questo. Infatti ha avuto abbastanza successo la mia rivista perché si è basata su un'idea molto semplice fondamentalmente, però un'idea che paradossalmente non aveva mai usato nessuno, no? Quella di bypassare completamente il ruolo del curatore, del critico, del giornalista, quindi mi sono data la zappa sui piedi da sola. Però questa eri l'unica che lo poteva fare, perché se l'avesse fatto qualcun altro esterno sarebbe stato... Ah, non lo so, questo non lo so. Io l'ho fatto, però non lo so, no, ma penso che tutti lo possono fare. Ah, tutti lo possono fare, sì. Bisogna vedere come reagisce tutto il mondo, ah, no? Sì, quello. Sì. Mi sono servita praticamente di pittori internazionali bravi per recensire attraverso la loro esperienza, attraverso il loro gusto, mostre di pittura nel mondo attraverso immagini in altissima risoluzione. Per cui è un sito molto semplice, molto fruibile, dove si vedono le mostre recensite, non so, da Kate Donahue, Enzo Cucchi, Wendy White, cioè tutta una serie di artisti che sono stati inseriti nel board, che ha inserito Sania Cantarosi, che ha inserito nel board attraverso delle collaborazioni, attraverso... Questo è bellissimo. E questo sta funzionando molto bene, infatti abbiamo chi ti ha anche... Di più? C'è qualcuno che un paio magari che ti hanno stupito per il loro punto di vista? Allora no, no, dal punto di vista perché cerco di essere il più neutrale possibile, di non avere di non mettermi nella condizione di giudicare, di filtrare attraverso okay. Il mio giudizio la competenza degli altri. Però mi ha stupito molto la professionalità di Wendy White, che è un panzer tedesco della Seconda Guerra Mondiale, una roba di una professionalità, risponde alle mail entro mezz'ora, recensisce tutto, manda le immagini, cioè una cosa, lavorare con gli artisti in quella maniera è meraviglioso perché potresti andare tranquillamente in palestra, al supermercato, a fare yoga, a vederti con l'amico così se tutti lavorassero in maniera... Quindi qua parliamo di professione artista elevato 2 perché addirittura... Un artista professionale anche in altri settori, anche no? In altri settori, e questo sì, è fantastico. Sì, io parlo sì, di arte sì. Innovazione costantemente, lo stiamo facendo qua dentro una macchina dentro iper. Una macchina iper tecnica, tecnologica, innovativa. Che si apre. Hai visto la di Gabbiano? Qua c'è veramente. Mi sento un po' Robin, infatti, in questa. Infatti, guarda, è stato. Ci vediamo veramente tanto. Trattando queste tematiche, portando l'innovazione in questo, al di là del prestigio, poi il concetto proprio di anche di noleggio elettrico, delle condivisioni delle auto. Andiamo verso un mondo che sarà sempre più green, no?
E anche gli artisti stanno indagando. Secondo me siamo un po' più in ritardo per essere green. Però gli interessi sono tanti. Però anche l'arte ci sta ragionando su questo. L'arte ci sta ragionando perché l'arte è sempre. L'arte è un modo. Cioè, è come se registrasse in anteprima le cose che succedono, no? Per cui è un po' uno specchio della società che verrà. È ruolo, se vogliamo, più sì, nobile, ruolo, no? Esatto. Degli artisti. Dovrebbe essere il ruolo, per cui il fatto che si è accorta già anche da tempo dell'urgenza dell'ecologia, dell'urgenza anche di queste tematiche, no? Che adesso invece hanno grande riscontro anche sui giornali, su mass media, così, questo è solamente molto in linea con quello che dovrebbe accadere con in altri settori, nel settore della cultura, esatto. C'è anche sempre più artisti che guardano all'economia circolare, al riciclo, utilizzo di materiali meno invadenti, o anche a raccontare cause o citazioni a Jay Arad con le sue fotografie in luoghi incredibili. Sì, anche se questo dell'utilizzo del materiale diventa anche una, secondo me, una necessità anche poetica, nel senso. Io credo molto nell'importanza dei limiti. Dei limiti anche materiali, nel senso un artista che lavora con una materia anche povera, con una materia di riciclo, con una materia ci può solamente che guadagnare il lavoro. Perché è una storia, più che altro perché è una storia, ma anche perché c'è l'ingegno di non lavorare con qualche cosa di nobile, cioè è molto facile lavorare con l'oro. Nel senso, è molto facile. Ha già delle qualità prestabilite, esatto, ha già uno status. Lavorare con l'aiuto, lavorare con delle foglie, lavorare con una cosa diventa un modo per industriarsi. È come i bambini, no? I bambini, se si mettono con una bambola in mano, il gioco magari dura 5 secondi, se li metti un cartone con un pennarello, stanno lì tutto il giorno. Questo è un bellissimo esempio. I bambini vedono, immaginano, e oggi uno dei più grandi problemi sono proprio l'iPad e la tecnologia in quel caso, i genitori che le danno. Sì, che hanno livellato la fantasia, ecco. Più che tolta, perché non è che l'hanno tolta, perché poi ci sono un sacco di cartoni animati, un sacco di libri, input così. Non è che non hanno la fantasia, ma l'hanno livellata. Cioè hanno tutte quelle dinamiche di immaginazione che sono molto un po' comuni da bambino a bambino. Questo YouTube sono tutte le situazioni in cui vengono, questo è evidente. Infatti questo spiega anche del perché dei successi straordinari di cartoni come Peppa Pig, che dagli 1 ai 3 anni prende chiunque in maniera spalmata, per cui evidentemente ci sono dei linguaggi che riescono ad essere universali, che il linguaggio universale ti dice. Cosa bella è che loro capiscono, no? C'è Peppa Pig e ABC, poi c'è da lì la canzoncina, Baby Shark e tutto. E si capiscono tutto. E imparano i colori, io vedo, cioè bambini, green, yellow, ma questo perché la. Una cosa però da bestioline, quello è bello. Quello è pazzesco, lì si parla di educazione, poi in realtà la verità è come tutte le cose. Nell'educazione, nel mezzo, sta a capire, educare al digitale e sviluppare anche altre cose. Quella è una questione anche di impegno, nel senso le persone sono, oggi come oggi, sono molto sbadate. Questo lo metto anche nel mio lavoro. C'è la sciatteria, anche nel mio ruolo. Non è che mancano dei curatori bravi, non è che mancano degli artisti bravi, ma mancano delle persone capaci di mantenere sempre una tensione dal punto di vista intellettuale, culturale, anche di approccio, di studio, di interesse, che delle volte è un po' un bigava. Troppe scorciatoie, dici? Si vede nel lavoro, sì. Non c'è la pazienza e c'è la sciatteria. Questa, la sciatteria è una cosa nell'educazione con i figli, nell'educazione anche alla vita, no? Anche culturale, è una questione di impegno, perché ovviamente leggere magari un libro, di Benjamin è molto più greve che leggere un libro, di Wallace, nonostante sia, ho fatto un esempio non pregnante perché Wallace è anche peso, però insomma voglio dire, non è narrativa, nel senso non è saggistica, però ovviamente ti mette in una condizione anche di approcciare alle cose che fai totalmente differente. E secondo te questo livellamento sta creando anche un livellamento delle pretese da parte di chi offre, della committenza, di chi offre lavoro, di chi è che parla di istituzioni, musei? Quello sicuro, perché poi fondamentalmente ci sono tutte delle dinamiche volte a sostenere quelle 20-30 gallerie super importanti con assetti commerciali e quasi industriali, non sono più delle gallerie che creano dei linguaggi, multinazionali, che creano un proselitismo di artisti, di collezionisti, cioè che coltivano il collezionismo. Ma ci sono sono gallerie
settate come delle multinazionali, come hai detto tu, per cui questo crea assolutamente un livellamento, un appiattimento, cioè ci sono quegli artisti che sono bravi, allora quegli artisti vengono riconosciuti in una sorta di status symbol, per cui tu non ti prendi il percorso dell'artista, ma prendi il quadro come tu prendessi un orologio, come tu prendessi una scarpa, una Laboten che c'ha la suola rossa, no? Cioè sì, la riconoscibilità, l'iconografia. E quello sì. Lo vediamo anche nelle fiere, eh? Quello c'è sì, la fiera è il risultato massimo di questo, che poi è stato ingentilito con queste cose curatoriali per dargli un maggiore respiro, per ritornare alle origini della cultura così, ma questo ha messo solamente mette solamente in grande difficoltà gallerie giovani e piccole che già non fanno i soldi con le fiere, poi sono vincolate in maniera stretta e coercitiva da board di selezione per presentare un unico artista, per presentare un progetto che magari è vendibile, queste si sentano in diritto, no? di farla, perché in quella maniera è l'unico modo per accalappiare, uso questo termine brutto, però per prendere a sé, per far conoscersi a dei collezionisti, perché i collezionisti non vanno più nelle mostre, non vanno più nelle gallerie, ce ne sono pochissimi, di solito vengono alle gallerie, per cui creano questo circolo vizioso, quelli non vendono perché hanno un progetto. Quindi avere il marchio di qualità, la validazione, sei lì, sei riconosciuto. Sì, però fino a un certo punto, perché se tu presenti anche il progetto, una giovane galleria che presenta magari il progetto di una bravissima artista, uno solo, perché hai scelto il board curatoriale che sceglie un artista solo, magari bravissimo, però che questo costa, non so, 2000 euro a quadro, anche se ne vende tutti, non si rifà nemmeno le spese, per cui poi c'è, non so, la galleria, esatto. C'è un piano economico, è facile. Se tu hai tot metri quadri e ok, fai il magazzino a 10 opere che valgono quello, per se ne spendi. Non so, io se fossi organizzatrice di una fiera la imposterei totalmente in maniera differente, la farei ritornare fiera. Cioè, se io già da direttore. Ti piacerebbe? Attendere in futuro, pensare di imbarcarti? Non lo so, non ci ho mai pensato, sinceramente. Non dico di no, ma non dico nemmeno di sì. Attenzione qua. Non lo so. Apriamo le orecchie, chi voglia cogliere. Però la imposterei come una fiera tout court, cioè la fiera è una fiera dove si vende, dove non si fanno progetti, e se io faccio già una selezione delle gallerie che metto dentro è perché mi fido della programmazione di quello che fanno, perché sennò non le metto. Certo. Una cosa abbastanza, non posso mettere è lineare, altro, se vogliamo. Cioè, sennò veramente diventa butta fuori della discoteca, cioè mi mette già l'ansia. Sì, cioè, sì. No. E invece strutture. Io poi sto pagando un sacco di soldi. Ah sì, poi la fiera non è solo la fiera, è. Esatto. Pensa a Basilea, l'organizzazione a portare le opere, l'esportazione, l'importazione di stand, poi Basilea, l'affitto, il personale. Cioè. A livelli. Sì, sì, è incredibile l'investimento che c'è, sono dai 40.000 euro in su, serenamente. Sì, ma no, proprio facile. Per una settimana. Poi ripeto, costa tutto il resto. Mentre... Sì, però a quel punto lì io vado a Ibiza, scusa. Wow. Sono tutte Ibiza, detto, guarda. Guarda, senti il piano della Valacchi. Vado a Ibiza, mi prenoto un mega villone, chiamo due o tre fighe spaziali, due o tre collezionisti che so che sono. A me avevi già convinto con Ibiza, eh? Io ero già lì, poi dopo stai continuando, guarda imbastisco il salotto, esatto, imbastisco il salotto con delle opere d'arte e già lì mi sono fatto la fiera. È sicuro che vendi, prima o poi in è qualche momento della esatto, giornata. Esatto, è sicuro che vendo, capito? Metto, cioè, voglio dire. Investitori, collezionisti sono esatto, aperti. Non volevo fare il discorso maschilista, questa roba qua, perché poi no, dicono mi tu. Ok, sono donna, tranquilla. Per cui, però, insomma, voglio dire, lo dico in maniera molto molto ironica, facendo una butade, però nel senso o si ritorna a rispettare un approccio commerciale che funzioni per tutti, o se no, cioè, ragazzi miei, ma continuare a fare le fiere per chi? Per pagare l'ente fiera. Comunque questo concetto, al di là della battuta, del fantastico progetto, bellissimo, bellissimo. Ibiza, bellissimo. Però in Oriente in realtà le private sale stanno salendo sempre di più. Tutto ciò vuol dire che non avviene in territorio di fiera, ma con art advisor, in incontri privati, roof di alberghi prenotati e chiusi per fare questo tipo di perché a parte, secondo me, godere di un'opera d'arte come esperienza, non come spot, come succede in fiera, è un'altra cosa. Conoscere l'artista, conoscere, ma anche conoscere una persona che ti spiega l'opera. Adesso, è vero che l'opera è emozionalità, è vero che ti deve dare quel feedback, perché mai comprare per un collezionista una cosa che non piaccia. Mai. Deve emozionare, perché bisogna sempre tornare al centro e all'origine del perché esiste l'arte. L'arte esiste per emozionare, non per altro, per cui quello è il centro.
Poi, detto questo, il fatto per un collezionista di entrare in contatto dell'opera anche attraverso, non dico una spiegazione, ma una sorta di avvicinamento, no? Anche intellettivo, anche estetico, cioè secondo me è una questione di rapporto, si crea una sorta anche di rapporto di intimità con l'opera stessa, con il lavoro anche dell'artista, la ricerca, e questo è c'è importante, tutto un contorno, no? C'è cosa che cioè... non succede in fiera, perché sei bombardato da mille cose, quando ti fermi in un booth ci sono mille persone, ma anche per il gallerista stesso che è lì in fiera, io delle volte sono andata lì a parlare con dei galleristi così, parlavo per 5 secondi, poi arrivava il collezionista, arrivava la persona, arrivava... E è normale, e non... però questo funziona se, non so, vendi delle cose prêt-à-porter, cioè vendi delle cose, non so, della frutta, delle cose che hanno un inizio, una fine breve, no? Per una cosa che è un'emozione, una cosa che tu dovresti costruire nel tempo, che dovrebbe in qualche modo accompagnare la tua vita, perché un quadro te lo godi anche in un appartamento, in un momento intimo anche della tua esistenza, così, questo mi sembra una cosa, un approccio troppo quickly. Assolutamente, noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Lasting, sì. 3 consigli per un artista che vuole approcciare un curatore o il tuo percorso, ivi compresa anche la tua esperienza col tuo spazio, col vostro spazio, allora, espositivo, e poi per il collezionista, quali sono i criteri, sempre 3. Allora, un consiglio per l'artista per approcciare un curatore? È difficile. Prima di tutto individuare il curatore che è più attinente al proprio lavoro. Questo non è facile, però usiamo i social, usiamo Google, esatto, in maniera intelligente per capire qual è la persona giusta che può veicolare il proprio linguaggio. Farsi consigliare, però avendo sempre presente la propria personalità, perché farsi ascoltare, consigliare, ma poi prendere una decisione dopo dei ragionamenti fatti attraverso la propria esperienza e cosa si vuole comunicare con il proprio lavoro. E il terzo, non farsi spaventare dai rifiuti, non farsi spaventare dai rifiuti, ma non farsi nemmeno gongolare dai successi. Non si è mai arrivati. Bellissimo. E non si è mai falliti, ecco, la vita è così, la vita è un circolo vizioso di fallimenti e vittorie, più fallimenti che vittorie, per cui voglio dire. A te danzare, cioè, in tutto questo, stare a te danzare, stare, esatto, in piedi, esatto. Ma questo vale per tutti, esatto, no? Nella vita in generale, esatto, che sia amore, lavoro, quello, esatto, che vuoi. Nell'arte saranno più noi, probabilmente saranno anche quelli che ti rinforzeranno di più, che sì, io quello che dico sempre anch'io è il fatto, assicurati che quel no da cosa nasce, perché ti sei presentato male, perché hai sbagliato persona. Certo, certo. Cioè se tu già, certo, fai quel lavoro lì all'inizio, come dicevi tu prima, usi intelligentemente Google, gli Google, altri, esatto, ti stai facendo perdere metà del tempo alle persone e tu hai meno delusione. Certo, certo. Collezionisti invece, che ci racconti? Collezionisti, il consiglio è di riavvicinarsi all'essenza dell'arte, nel senso... andare a capire la struttura dell'artista, il percorso, la ricerca, e non solitamente farsi affascinare dal nome cool, dalla cosa che può essere interessante nella dinamica di un assetto più commerciale, meno emotivo. Di un percorso, diciamo, sì, più strutturato, sì, da altri. Sì. O... essere... no, non mi piacciono i collezionisti che sono voraci. Anche se lo dico a mio discapito, perché fondamentalmente il sistema si basa anche da sull'acquisto compulsivo. Però questa cosa mi fa un po' rivedere un po' le dinamiche che stanno dietro all'approccio di una collezione. Meglio veraci, che almeno hanno passione. Meglio veraci, meglio quelli che sbagliano, meglio... Cioè io ho visto collezioni bellissime, che adesso sono collezioni bellissime, iniziate con degli errori madornali, con avvicinamenti a gallerie che era meglio non avvicinare, ad artisti che era meglio non avvicinare, a curatori, art advisor che era meglio non avvicinare, però con il tempo, con lo sbaglio... si sono realizzate delle collezioni molto belle, cosa che invece quando vedi che sono delle collezioni che sono troppo perfette, ineccepibili, c'è qualche cosa come diceva nel film Sorrentino, Gabardella, oh yeah, sì. Diceva si diventa abili, quando si diventa abili alla fine, e questo è vero. Questa è la nostra chiusura migliore. Io posso levarmi tutto, no, non levarmi tutto, levare la macchina, restituire tutto, sono felicissimo, abbiamo finito tutti i corsi, addio, era tutto per te, ok? Grazie mille, tanto tempo, grazie mille. Un piacerone averti anche qui. Per me, anche per me. Aspettiamo giovedì. Giovedì ansiosi. Ok, ansiosi. Ricorda il tuo profilo Instagram, così. Sì, MC Valacchi, molto semplice. Ah, ci vediamo, poi ci vediamo Ibiza. A Ibiza, sì. Aspettiamo la fiera di MC Art Fair. Grazie tante. Grazie, bacio.